Buonasera, sono Francesco Lami del Volo del Dodo e oggi diamo inizio a una nuova rubrica dove in orario aperitivo intervisteremo alcuni giovani ricercatori italiani sul loro lavoro. Quindi direi che è il momento di passare a una risoluzione più bassa e chiamare la nostra prima ospite. Cominciamo. Ok, do per scontato che adesso stiamo cominciando a registrare. Va bene, cari spettatori a casa del Volo del Dodo, diamo inizio a questo primo aperitivo del Dodo con la nostra prima ospite in assoluto, Valentina Peona. Vedo che hai portato l'aperitivo, molto bene, che cosa stai bevendo? Bellini? Un No, è succo Bellini. di mango. Io ho qui il mio vinello bianco da tipo 3 euro del supermercato, quindi direi che siamo a posto. Nice. In Valentina realtà avrei Peona anche del vino. dall'Università di Uppsala. E tu, io e te ci conosciamo da tempo, però il popolino a casa non ti conosce e quindi direi che possiamo cominciare con una tua presentazione. Dici chi sei, dove hai studiato, qual è il tuo background, eccetera. Quanta pressione. Bene, sono biologa evolutiva. Qui all'Università di Uppsala sto facendo il dottorato e ho cominciato il mio percorso come biologa a Bologna, dove infatti ti ho incontrato alla triennale di scienze biologiche e poi ho continuato con la specialistica insieme a te e Brunelli, che non si vede mai, ma è Non so dietro nemmeno se i nostri attuali spettatori sanno chi sia Brunelli. Brunelli è il nostro fondatore, padre degenere del Volo del Dodo che ci ha abbandonati e di cui speriamo sempre il ritorno come del Cristo, ma ogni tanto non tornerà c'è il mai. fantasma, però è molto impegnato a Forlì. Dicevo, ho fatto la specialistica in biodiversità ed evoluzione e niente, durante la tesi specialistica che ho fatto su genetica di popolazione di termiti italiane, all'interno del laboratorio in cui facevo la tesi si studiavano anche trasposoni, strane sequenze che si muovono nel nostro genoma. E niente, mi Sembra sono. inquietante. E anche pericolosi, ma un sacco vantaggiosi talvolta. Ma quindi adesso tu sei all'Università di Uppsala, appunto, ma prima hai lavorato un po' all'Università di Bologna sulle termiti. Quali sono state le tue principali scoperte sulle termiti? Oddio, praticamente nulle. Però no, scherzo, ho fatto un po' di genetica di popolazione, cioè abbiamo campionato una grossa popolazione di termiti in Toscana, al Parco di San Rossore, e attraverso marker Bestemmiavano, le termiti di essendo brutto, toscane. Maremma, no? Maremma termite. E niente, abbiamo sequenziato vari individui di questa grossa popolazione attraverso marker genetici, volevamo Ok, vedere. va, aspetta un attimo. Devi ricordarti che io, tipo, non ho mai fatto, cioè, nel senso, a parte averla studiata quando eravamo alla magistrale, alla triennale, eccetera, non ho più mai fatto genetica. Quindi, quando parli di genetica a me o al popolino a casa, per sicurezza, devi pensare di parlare a una specie di ritardato mentale. Quindi, usa delle metafore, usa, non lo so, delle figure, dei disegni, degli schemi, parla in maniera semplice, in modo che tutti possano capirti. È meglio che facciamo questa cosa di prova, poi magari, non so se No, stasera o un no, no, altro siamo dal giorno. vero, siamo dal vero. No, no, non siamo dal vero. Invece sì. Ma neanche per sogno.
Ci siamo parlati l'uno sull'altra varie volte, quindi è una cosa che Beh, bisogna perché è più... rifare. Tanto dopo c'è l'editing. Il campionato Termiti in Toscana, le termiti bestemmiavano. Bestemmiavano di Lo brutto. scopo era... Lo scopo era vedere se diverse colonie che avevano diverse strategie riproduttive avevano anche del background genetico differente. Perché qual è la, cioè qual è la caratteristica strana delle termiti dal punto di vista riproduttivo? Praticamente sono in qualche modo simili alle api o alle formiche, cui siamo più familiari e che conosciamo meglio, in cui abbiamo una colonia fondata da un re e una regina e solo questi due individui sono fertili, si riproducono e danno vita a tutta la colonia e l'individuo appunto figli sono sterili e si dividono in varie caste, operaie, La soldati, casta. la casta e poi nel periodo riproduttivo vengono prodotti, nascono vari termiti, sia maschi che femmine, che con le ali, sono individui alati che andranno a colonizzare tutto il restante parco di San Rossore. Però di differente dalle api, le termiti fanno figli sia maschi che femmine, invece le api, altri imenotteri, tutta la colonia è essenzialmente fatta di femmine, i maschi vengono prodotti solo in determinati Quindi periodi. nelle termiti questi maschi hanno un ruolo diverso dalle femmine o no? Sono comunque sterili, però tutta la colonia è fatta di maschi e femmine. E quindi tu cosa hai scoperto su queste termiti? Beh, Niente, dicevi. nulla, in realtà è stata una tesi un po' triste. Però è stato interessante. Sì, perché mi ero appassionata molto delle appunto strategie riproduttive, le termiti hanno varie particolarità di come le regine si succedono nella colonia, ci sono molte curiosità, però sì, insomma, non si è scoperto un granché, insomma, Nessuna pubblicazione, che nessuna tristezza. pubblicazione da quei Quindi dati. adesso sei andata a Uppsala e studi gli uccelli del paradiso, da quello che ho capito. Esatto. Che è una cosa piuttosto diversa. Come mai hai deciso di fare questa scelta? Te l'hai presa con le termiti? No, non me la sono presa con le termiti, anzi, ho un allevamento segreto di termiti a Bologna, che è bene che non vengano, insomma, che non scappino da dove sono. Dici che trovi la tua casa in un cumulo di... È una casa di legno? No, Allora sei a posto. sì, esatto, solo che ovviamente i miei genitori sono sempre preoccupati ogni volta che vengo a casa a Bologna, tipo, ma vai a vedere se le termiti non ci hanno distrutto la cantina. E, comunque avevo accennato che nel laboratorio in cui ho fatto la tesi sulle termiti si studiavano anche questi trasposoni, sono sequenze nel nostro DNA a cui piace saltare di qua e di là e li ho trovati affascinanti nella loro diversità, nel loro potenziale evolutivo. Saltano di qua e di là nel genoma così di loro Di scelta, tra loro virgolette. spontanea volontà, esatto. Il loro scopo è quello di moltiplicarsi e le nostre cellule cercano in tutti i modi di farli stare bene. Sono un po' tipo dei virus.
Sì, alcuni trasposoni sono direttamente, derivano direttamente da virus, esattamente. Ma sono dannosi, quindi? È sempre un equilibrio, un bilancio, diciamo che nel breve periodo, che può essere la nostra vita, Hello darkness, my old friend. i trasposoni possono essere piuttosto dannosi, soprattutto per gli uomini maschi di mammiferi, in cui Cosa sì, fanno? perché nel cromosoma Y, che determina appunto il sesso maschile, in questo cromosoma accumula tantissimi trasposoni che nel tempo, con l'avanzare degli anni, Caduta dei si capelli come Brunelli. attivano. Esatto. No, non c'entra con la calvizie, però si attivano nel tempo e causano abbastanza problemi, diciamo un invecchiamento più veloce nei maschi rispetto alle femmine nei mammiferi e anche in Drosophila, nel moscerino della Però frutta. tu non studi le malattie, studi l'evoluzione, quindi Esatto. c'entrano anche con l'evoluzione. Esatto, quindi diciamo che appunto sul breve periodo possono essere molto deleteri, infatti causano malattie nell'uomo, però nel lungo periodo invece queste sequenze sono state cooptate tantissime volte, hanno dato origine a tantissime. Come si dice, tantissime novità evolutive, che per esempio la placenta nei mammiferi, oppure La placenta è un trasposone. no, non è un trasposone, però diciamo che la sincicina. Nessuno sa di cosa stai parlando, ma va bene, ci fidiamo. Vabbè, è comunque una proteina assolutamente essenziale per la formazione della placenta, deriva da un gene di un trasposone, che deriva a sua volta da un virus. La placenta, quindi i mammiferi danno alla luce i piccoli vivi perché sono stati infettati da un virus? Essenzialmente sì, grazie all'infezione del virus che Pensate un po'. probabilmente ha ucciso tantissimi individui in quel momento, ma si è integrato nel genoma in una maniera in che insomma non desse più. Immagini il primo, la rettile che ha cagato un piccolo vivo e ha detto poi. E poi Adesso è stato siamo interessante. e poi un altro esempio fantastico dei trasposoni e del loro potenziale evolutivo è il sistema immunitario acquisito nei vertebrati, che quello è la costruzione di nuovi anticorpi è data da proteine derivanti dai trasposoni, questa volta non derivanti da. Nei vertebrati, mentre negli invertebrati suppongo succedano delle altre cose che non Sì, c'entrano. gli invertebrati hanno altri sistemi di immunità. Quindi la stessa cosa, ma origini completamente diverse, molto Devo dire che sono interessante. ignorante sugli invertebrati, piuttosto ignorante, però non credo che abbiano un sistema simile alla immunità acquisita come la nostra. Lo Quindi tutto scopriremo solo grazie, vivendo, suppongo. esatto, tutto grazie ai trasposoni. Va bene. No, dicevi? No, sì, quindi sono rimasta assolutamente affascinata da queste sequenze e ho cambiato completamente focus dei miei studi e per un po' ho continuato all'Università di Bologna nel laboratorio di antropologia, in cui insieme a un altro dottorando abbiamo visto come
vari trasposoni si sono differenziati su larga scala evolutiva tra uomo e scimpanzé, ma anche tra vari ominidi, tra Neanderthal, Altai, Denisova Da qui è stata tratta la canzone La scimmia nuda valla, Occidentali scalma, suppongo. Giusto, no, non credo, credo che la scimmia nuda fosse una teoria su come abbiamo perso i peli rispetto alle scimmie, no? Che No, siamo credo che acquatici. fosse un libro al limite del softcore porn di Desmond Morris, che parlava della sessualità nell'essere umano e negli altri animali, ma sì, parliamo di Penso che argomento non l'ho capito. completamente diverso. Ok. Quindi i trasposoni sono il tuo principale argomento di ricerca, ne abbiamo parlato, si spera, capito più o meno anche a casa che cosa siano. E l'animale che però adesso tu usi per studiare i trasposoni è l'animale, insomma il gruppo di animali che tu usi per studiare i trasposoni sono gli uccelli del paradiso o paradisee. E a questo punto io ho per te una terribile notizia. Cioè Non ci sono uccelli del paradiso in Svezia. Perché me ne sei andata raccolgo. a studiare gli uccelli del paradiso in Svezia? Beh, la Svezia ha una lunga tradizione di ornitologia e di genomica degli uccelli, probabilmente perché è uno degli unici animali presenti qui in Svezia che si vedono tutti i giorni. Beh, adesso Però tutti i giorni, quando non è buio tutto il giorno. si vedono anche di notte. No, non è Brillano al buio. alcuni. No, comunque sì, purtroppo non ho gli uccelli del paradiso qui a Uppsala, però ci sono state un sacco di spedizioni di svedesi negli anni in Papua Nuova Guinea e hanno raccolto tantissimi campioni, sia museali che freschi. E io in definitiva non ho bisogno di vedere l'uccello vivo perché intanto guardo solo il suo DNA Di solo sul al DNA. E computer. cosa salta fuori da questo DNA al computer degli uccelli del paradiso? Perché gli uccelli del paradiso sono così un buon modello per studiare i trasposoni? Esatto, allora hai detto bene, gli uccelli del paradiso per il mio progetto sono solo un modello, non è che sono venuta qui essenzialmente per studiare loro, ma perché sono una famiglia di uccelli che si è evoluta molto in fretta, diversificandosi tantissimo e sotto una grossa pressione di selezione sessuale. E quindi si sono Cos'è una selezione sessuale? È una cosa che non si può spiegare ai bambini? Si può spiegare ai bambini, praticamente succede che quando gli individui non si scelgono a caso, non è che prendono il primo arrivato con cui accoppiarsi, ma scelgono con cura, secondo i loro criteri che noi non comprendiamo realmente. Il compagno, la compagna, a quel punto si parla di selezione sessuale e negli uccelli del paradiso questa selezione è perpetrata dalle femmine, non dai maschi. Diciamo che i maschi possono combattere un po' tra di loro, fanno un po' di scena, ma è sempre la femmina a scegliere il compagno. In base a cosa vengono scelti, quindi? Diciamo, noi sappiamo che i maschi fanno tante danze, canti e vari pseudo combattimenti e quindi le femmine, secondo la nostra idea, guardando queste danze dicono: ah, guarda, quello lì è pienamente in salute o che altro. E Di quindi scelgono il ballerino migliore perché secondo loro sarebbe il più forte. sì, è Così, una delle qualcosa. teorie, altrimenti io sono più affezionata a una teoria un pochino più estetica, tipo mi Superficiale, piace, insomma. sì, anche più superficiale, perché se dovessimo
accoppiare ogni, non lo so, tratto genetico buono con una caratteristica morfologica, non lo so, è un po' complesso e secondo me ogni tanto l'estetica ci va di mezzo, cioè mi piaci perché hai quelle piume, tutte le muovi Sì, bene. non è che li chiamano uccelli del paradiso a caso, perché insomma sono famosi per le piume piuttosto spettacolari. Esatto. Anche se il loro nome non deriva dal loro aspetto. Ah sì? E da cosa deriva? Una storia piuttosto carina, che posso riassumere. Vai. Praticamente, nell'era delle grandi, spedizioni navali, per tutto il mondo, ma si parla Quando di. i biologi erano uomini. E niente donne, ovviamente. No, intendevo Forse. forti, però sì, neanche, era anche letteralmente uomini perché non credo ci fossero biologhe donne a quell'epoca. Vabbè. Non molto. C'è stata una spedizione di Magellano nell'arcipelago indonesiano in Papua, in cui i commercianti europei attraccarono in una di queste isolette dell'arcipelago indonesiano e si trovarono delle pelli di questi uccelli senza le gambe, solo con queste piume. E dicevano: ma questi animali Così non hanno. spontaneamente o gliel'avevamo tipo fornite i nativi o cose del genere? Sì, praticamente le piume di questi uccelli sono molto pregiate e sono merce di scambio tra le varie popolazioni della Papua Nuova Guinea e dell'Indonesia. E quindi le proponevano come merce anche per questi nuovi mercanti europei. E soltanto che gli europei tipo dicevano: ma perché questi uccelli non hanno le gambe? E chi gliele vendeva non aveva assolutamente idea perché non avessero le gambe. E quindi si inventarono la storia che questi uccelli non avevano bisogno delle gambe perché abitavano tra le nuvole e si nutrivano solo di acqua direttamente dalle nuvole e quando morivano scendevano giù e quindi vendevano Mi questi sembra giusto. cadaveri. Ma Se non ovviamente. sbaglio, la specie più famosa si chiama Paradisea apoda, che Esatto. vuol dire senza piedi. Esattamente. E ovviamente i piedi ce li hanno, soltanto che come le popolazioni indigene preparano queste, non so come dire, sì, pelli, queste piume, prevedeva la rimozione degli arti e niente, tanto che non lo sapevano. E quindi è rimasto questo nome di uccelli del paradiso Va perché. bene. Quindi abbiamo conosciuto un po' più da vicino gli uccelli del paradiso, ma ancora non sappiamo perché sono dei buoni modelli in realtà per i trasposoni. sì, perché praticamente vorrei, nel mio progetto di dottorato, cerco di vedere come queste sequenze di trasposoni si sono evolute, se sono state più attive o meno, a seconda che queste specie si siano diversificate in fretta oppure siano rimaste più o meno. Le stesse per milioni di anni e quindi questo gruppo di uccelli è molto utile a vedere questo perché abbiamo dei gruppi di paradiseide che sono monogami, abbastanza monotoni anche nella morfologia, in cui non c'è stata selezione sessuale, e invece altri gruppi che appunto hanno evoluto tutte le piume, le danze che ci piacciono tanto. E quindi voglio comparare, sto comparando un po' le dinamiche di queste sequenze.
Salta fuori qualcosa di interessante o non ne puoi parlare perché ci sono i ricercatori dell'altro laboratorio che ti ascoltano attraverso il muro? No, non credo. Purtroppo non tanta gente lavora su questi aspetti dei trasposoni, quindi sono un po' sola. Però posso dire che effettivamente sono più attivi nelle specie che hanno speciato e si sono diversificate più in fretta, anche se non posso, insomma, no, questo cancellare. E un'altra cosa che ho scoperto di recente è che questi trasposoni negli uccelli del paradiso, soprattutto nei cromosomi sessuali, sono piuttosto attivi. E se prima avevo detto che i trasposoni nei mammiferi sono mal, molto mal per i maschi, invece abbiamo una situazione contraria negli uccelli in cui i trasposoni nei cromosomi sessuali sono mal, mal per le femmine. Perché c'è anche un sistema di determinazione del sesso diverso. Ma quindi questa tua ricerca potrebbe avere delle ricadute anche pratiche o soltanto, diciamo, teoriche dal punto di vista della biologia evoluzionistica? Per adesso è più che teorico. Se riuscirò a dottorarmi, Va, magari. difficile entrarci. Quando ci Sì, sei certo. entrata nel dottorato, alla fine, se non mangi dei bambini in ufficio, cioè ce la fanno tutti. Però Foucault è stato. Non è riuscito a dottorarsi qui a Uppsala, Mi dispiace per Foucault. è Poi, un tuttavia, credo che peccato. riuscirai a dottorarti e. E vorrei addentrarmi di più su questa attività di trasposoni nelle femmine di uccelli, soprattutto perché ciò che è attivo sono appunto i trasposoni derivanti da virus. E quindi vorrei vedere come nei vari tessuti magari c'è più attività o meno attività. E questo non lo so se avrà un risvolto pratico, però potrebbe affiancare gli studi che adesso si fanno sui mammiferi e la longevità e averlo anche in un sistema genetico un po' differente. Ma a proposito di virus, laggiù in Svezia, come va per i ricercatori la situazione Covid? Perché mi pare che inizialmente il governo svedese, come filosofia di combattimento al Covid, avesse scelto una cosa che si poteva riassumere in la vita per gli sfigati, sostanzialmente. Quindi voi cosa fate? Lavorate da casa? Lavorate in ufficio? Come la vedono gli scienziati svedesi la situazione? Dipende un po' dalla nazionalità, direi. I punti di vista variano con la nazionalità. Vabbè, ok, sto generalizzando un po' troppo, però insomma, chi come me vede il proprio paese un po' martoriato da questa malattia è un pochino più sensibile alla faccenda, mentre altri indigeni di questo paese, diciamo, Cacciatori di foche, insomma. cacciatori di foche, anche cacciatori di Covid, non fanno altro che dire di più, no? Non lo so, non Ma tu adesso fanno. lavori da casa, i tuoi colleghi cosa fanno? Sì, fortunatamente molti di noi possono lavorare a casa senza problemi, soprattutto il nostro gruppo lavora essenzialmente al computer, quindi si può fare da casa. Non è la stessa cosa, non hai gli amici, i colleghi accanto, però siamo fortunati in questo e anche il mio supervisor, è il primo che si è messo in autoisolamento perché non vuole creare problemi, non vuole essere, diciamo, causa di spread Mi del sembra virus. molto responsabile. E quindi Va bene. è da marzo che. E quello che cosa?
Cos'è il questo vicino? È Carlusta? Per me. Stai studiando anche i suoi trasposoni? No, purtroppo no, niente felini al momento. Ma ci sta qualcosa sui trasposoni dei felini? Sì, ci sono stati alcuni studi, non tantissimi, quando il genoma di gatto è stato sequenziato, anche quello di leone è stato sequenziato, sono stati studiati anche i trasposoni, ma non ci sono molti studi particolari su questo. Va bene, allora abbiamo visto che cosa hai fatto prima di arrivare in Svezia, abbiamo visto qual è il tuo lavoro principale in Svezia, adesso c'è la sezione celebrity factor, per così dire, nel senso che tu ultimamente sei stata coautrice di uno studio che è finito sul sito di divulgazione, sulla pagina di divulgazione Facebook, I Fucking Love Science. E per chi non lo sapesse, I Fucking Love Science pubblica soltanto due tipi di notizie. O gli studi importantissimi che cambiano il mondo, che proprio non li sentite soltanto se vivete sotto un sasso, oppure le stronzate megagalattiche. Quindi io volevo chiederti, numero uno, quale delle due categorie è il tuo studio? No. Numero due, di cosa tratta e perché è importante? Ok, non la posso mettere nella prima categoria perché, insomma, no. Quindi è una stronzata megagalattica. Non è neanche una stronzata. Ci sono solo queste due possibilità per I Fucking Love Science. No, e credo che Fucking Love Science abbia scritto a riguardo perché lo studio tratta una specie molto carismatica e molto simbolica della Nuova Zelanda, che è il Tuatara. E chi è questa persona? Questo rettile, questo rettile vive solo in Nuova Zelanda e da vari studi confermati poi anche dal nostro paper, questa specie sembra essere, diciamo, si è congelata morfologicamente per milioni e milioni di anni ed è molto simile a come erano, diciamo, i rettili nel Mesozoico. La faccia sembra una lucertola, ma è una lucertola? Sì, è stato posizionato all'interno degli squamati, quindi insieme alle lucertole, però fa parte di un sottogruppo, ecco, però all'interno degli squamati. E che dire? Che dire? Allora, hai detto che hai fatto questo studio che è tipo a metà strada fra una stronzata megagalattica e uno studio che rivoluziona l'intero pianeta e che c'è il Tuatara, ma che cosa fa sto Tuatara nello studio? C'entra nei trasposoni, devo supporre. Beh, anche, praticamente questo studio è iniziato nel 2015. E io sono entrata a farne parte solo nel 2017, quando ho iniziato il dottorato qui a Uppsala. Io speriamo che non si giri. È molto educata, non ci ha fatto vedere niente. È una femmina e la chiami Kyle Gustav? Sì, perché la prima volta che l'ho vista mi sembrava un micione gigante, non so, e pensavo fosse maschio, e gli ho dato il nome Carl Gustav come il nome del re svedese, e poi per scoprire che è una femmina, però le dona molto il nome. Tornando al Tuatara. Sì, tornando al Tuatara. Sì, praticamente ho iniziato a collaborare a questo progetto, questo paper di 60 persone più o meno, non mi ricordo neanche quante sono dal numero spropositato e non credo di averle incontrate neanche tutte. E praticamente
ho aiutato a caratterizzare appunto i trasposoni all'interno del genoma del tuo Tara. È un genoma piuttosto grosso, più grosso di quello nostro umano. Il E quindi il tuo nostro, tale è più intelligente. beh, anche la cipolla ha più Ah, DNA di sì? noi. sì, infatti si è discusso molto negli anni di una correlazione tra la lunghezza del nostro genoma e la complessità di animali e piante, ma non c'è assolutamente nessuna Così correlazione. alla cazzo di cane, come dicono. Esatto, ci sono specie che possono accumulare tanti trasposoni e avere un genoma gigantesco, alcune che Mi invece. sembra che sia No. la morale dell'evoluzione è alla cazzo di cane, concordi? Talvolta Talvolta sì. sì. Le cose alle volte succedono perché possono succedere, alcune volte i genomi diventano giganteschi. Oh, guarda, E cosa ci faceva il tuo come Tara con mediatica. questo gigantesco genoma? È praticamente che abbiamo visto che se guardiamo questi trasposoni, la loro composizione, la loro varietà assomiglia di più a quella che vediamo nei mammiferi, come in Carl Gustav, piuttosto che ciò che vediamo negli altri rettili che dovrebbero essere, che sono più vicini evolutivamente al tuo Tara. Quindi è curioso come alcune trasposoni siano stati completamente perduti nell'evoluzione dei rettili per rimanere solo nel lineage che ha portato ai mammiferi e sono anche rimasti in questa strana lucertolona mesozoica. E quindi niente, io ho Ma aiutato nella quindi hanno tutti questi caratterizzazione. trasposoni in comune con i mammiferi e non è una sorta di convergenza, eccetera, sono proprio condivisi. Non si riesce a parlare di convergenza, almeno non ci sono evidenze, prove per una convergenza. È certo che alcuni di questi trasposoni sono nel tuo Tara per cosiddetto horizontal gene transfer, Cosa. che alcuni trasposoni sono nel tuo Tara e nei mammiferi o in altre specie molto lontane, perché questi trasposoni hanno proprio saltato, sono saltati da una specie all'altra e quindi non sono E state come hanno evidenziate. fatto? Solitamente è un virus che trasporta varie sequenze di DNA che possono anche non essere trasposoni, ma anche Quindi sto lockdown va geni. contro l'evoluzione. Questo chi lo sa, L'idea di coordinare il lockdown. magari il Covid porta qualche Potremmo avere, non so, i trasposone geni che ci rendono immortali o che ci fanno volare, e invece niente. in più. Nulla. Niente. E quindi sì, ci sono alcuni trasposoni che sono saltati da una specie all'altra, che devono essere saltati da mammiferi al tuo Tara o comunque a specie vicina al tuo Tara, che non so, ancestrale al tuo Tara. Però la maggior parte invece sono in comune tra tuo Tara e mammiferi e sono state perse in tutte le altre specie. Beh, dai, mi sembra più vicino al paper megagalattico che alla stronzata megagalattica. Una Ogni via tanto di i fucking mezzo, low science ci non è prende. che cambierà il mondo, però è una bella finestra su una specie molto particolare. Però di invece
innovativo al di là della scoperta scientifica per sé è che questo grande consorzio per lo studio del Tuatara ha coinvolto le popolazioni locali neozelandesi perché il Tuatara è una specie molto importante per alcune popolazioni lì ed è in pericolo di estinzione. Ma ce n'è più di una specie, vero? Se non sbaglio. È dibattuto, Sì. A dire il vero, il numero di specie che ci sono. Io pensavo ce ne fosse solo una, però poi nel paper invece gli autori parlano di un po' un dibattito tra il numero di specie, però insomma non è che cambia un granché. Però no, è bello che abbiano coinvolto le popolazioni locali perché tante volte università grosse vanno a campionare specie particolari, carismatiche in qualche paese, poi pubblicano e basta, e non gliene frega molto delle ripercussioni sì, delle ripercussioni dei propri studi su quelle popolazioni, invece loro sono stati molto più aperti e vogliono proprio con il genoma del Tuatara aiutare queste popolazioni a conservare al meglio la specie. Ah, quindi c'è anche in questo caso invece una ricaduta, tra virgolette, pratica di conservazione. Sì, assolutamente, perché è chiave avere ben preciso, è chiave avere un micio, ha perso il filo di discorso. È importante sapere la variabilità genetica della specie in questione per poterla conservare al meglio, altrimenti si potrebbero fare anche più danni, cosa che non è rara nella biologia della conservazione, purtroppo. È molto complesso e Va bene, mi sembra tutto molto interessante. Hai qualcosa da aggiungere? C'è qualcos'altro che vuoi dire su qualsiasi argomento che ti sta a cuore della tua ricerca? fammi pensare. Non so, Micius. Apurri. Non lo so che cosa. No. No, allora io ho un'ultima domanda per te, ed è Jar Jar Binks o Baby Yoda? Aspetta, ho la risposta qui. C'è dei biglietti. Ah, vabbè, allora sei un po' normale. In realtà amo anche Jar Jar Binks, L'unica persona al mondo. sei l'unica persona che ama Jar Jar Binks, però Baby Yoda è il mio compagno di scrittura dei paper. Il coautore. Assolutamente dovrei mettere nei ringraziamenti. Della Allora, mia tesi ci andrà. ringraziamo Baby Yoda e soprattutto ringraziamo Valentina Perona per essere stata con noi ospite di questo primo aperitivo del Dodo. Vi Grazie. salutiamo e ci vediamo, si spera, presto. Ciao a tutti, sono Francesco Lami del Volo del Dodo. Buona serata. Ciao ciao. Baby Yoda, Baby Yoda, look into his eyes. Now tell me how you feel inside. Alright.